Pace a tutti. Pace. A Dio sia la gloria. Amen. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Vogliamo salutare i fratelli che sono a casa, che ci seguono in diretta. Dio vi benedica. Giovanni, Antonietta, ci mancate qua davanti. E tutti quelli che non possono essere qua per motivi quarantena e motivi vari. Però ringraziamo Dio che la Chiesa è aperta, che anche se non in molti, ma siamo qua e vogliamo offrire il nostro culto al Signore Gesù. Amen? Amen. Prima di chiedere o fare mille richieste di preghiera, perché è buono portare le richieste ai piedi del Signore, vogliamo offrire la nostra lode a Lui. Amen? Come ci invita la sua parola, come è buono fare, vogliamo offrire la nostra lode a Lui. Dice in Isaia: allora innalzerete un canto come la notte quando si celebra una festa e avrete la gioia nel cuore, come chi cammina al suono del flauto per recarsi al monte dell'Eterno, alla rocca di Israele. Nella lettera di Giacomo dice anche: c'è qualcuno di animo lieto? È una domanda. C'è qualcuno di animo lieto? Canti inni di lode. Vogliamo lodare il nostro Signore, amen, con tutte le nostre forze. I tempi non sono facili, è vero, ma il Signore ha messo qualcosa dentro di noi, ha messo il suo spirito e Lui sovviene anche alle nostre debolezze, anche in questi momenti difficili, perché possiamo offrire lodi al nostro Signore Gesù. Amen. Alleluia. Grazie Signore per Samuele. Amen. Amen. Amen.
Spirito Santo, amen. Ci sono dei momenti che sono difficili da passare e abbiamo un nostro fratello Davide, il salmista Davide, che in un momento difficile della sua vita abbiamo meditato questo salmo io con i miei figli, con mia moglie, un martedì sera. Questo era un momento difficile perché questo suo servo, il re Davide, aveva suo figlio che lo stava inseguendo per ucciderlo. Conoscete la storia di Davide? Ma in quel momento lui ha gridato a Dio. E sapete cosa gli ha detto? Fammi sentire la tua benignità al mattino, perché io confido in te. Fammi crescere per la via per la quale devo camminare. Fammi conoscere per la via per la quale devo camminare, perché io elevo la mia anima a te. Liberami dai miei nemici, o Eterno. In te mi nascondo. E ascoltate bene, dice, in quel momento difficile gli disse: insegnami a fare la tua volontà, perché tu sei il mio Dio, il tuo buon spirito mi guidi nella terra dell'integrità. Anche nei momenti difficili lui chiedeva aiuto a Dio, allo Spirito Santo: guida i miei passi, insegnami a essere integro, a non venire meno anche nei momenti difficili, insegnami a fare la tua volontà. E questo anche per noi, fratelli.
ci deve incoraggiare e ci deve insegnare come affrontare le difficoltà. Siamo in un momento di pandemia, siamo in un momento difficile, chi è a casa, chi è positivo, chi è negativo. Signore, noi alziamo il nostro sguardo a te, Signore. Insegnaci a fare la tua volontà. Amen. E guidaci con il tuo buon spirito. Fratelli, qua sta parlando dello Spirito Santo, è scritto maiuscolo. Dice, insegnaci. Il tuo buon spirito mi guidi nella terra dell'integrità. Amen. Guidaci, Spirito Santo. Guida la lode questa mattina. Guida la predicazione. Guida tu ogni cosa. Abbiamo bisogno di te. Re Davide era re. Aveva bisogno. E noi chi siamo, fratelli? Chi ci crediamo di essere? Possiamo essere autosufficienti? Facciamo tutto noi? No, anche noi. Guidaci, Spirito Santo. Guida la lode questa mattina. Grazie, Signore Gesù. Alleluia. Dobbiamo innalzare a te, Signore. Muoverti tra noi.
Sopra le case, sopra le nostre famiglie, Spirito Santo,
nel nome di Gesù te lo chiedo. Apri il cielo, quando il cielo è aperto e significa benedizione, benedizione che non viene dal mondo ma che viene direttamente dal cielo, che tu apri le tue caratteristiche del cielo, alleluia. Oh, gloria al tuo nome, Signore, gloria al tuo santo nome. Santo sei, Signore Gesù, a te la gloria, Signore. Apri il cielo sulle nostre case, sulle nostre famiglie, dove vi è guarito, dove vi è ancora infermità, apri il cielo di guarigione, di benedizione, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore. Tu sei colui che apre e tu sei colui che chiude, è vero. Ma tu non sei indifferente al grido della tua Chiesa. Noi sappiamo che quando pieghiamo le nostre ginocchia, che quando ti invochiamo, tu rispondi. Perché sei un Dio vivente e vero, alleluia. Noi non stiamo battendo l'aria, ma stiamo ancora aprendo le nostre labbra per intercedere per i nostri cari, per i nostri parenti, per i nostri fratelli e le nostre sorelle. Perché dici ancora nella tua parola, c'è qualcuno che soffre afflizioni, preghi. C'è qualcuno di animo lieto, lodi. C'è qualcuno infermo, chiami gli anziani della Chiesa ed essi preghino su di lui ungendolo di olio nel nome del Signore. Questo è il nostro Dio, fratelli, un Dio che ascolta, un Dio che muove la sua mano, alleluia, e che piace essere lodato. Oh, gloria al tuo nome, Signore. Grazie, Signore. Rimettiamo ogni richiesta di preghiera davanti a te, Signore. Tu ci inviti a pregare. Se c'è afflizione, infermità, chiedi preghiera. Sì, Signore, vogliamo alzare le nostre mani a te questa mattina. Ogni bisogno lo vogliamo mettere davanti a te, Signore. Oh, Signore, ascolta il grido della tua Chiesa. Tu hai ascoltato quella donna, ancora il giudice iniquo, ancora ascoltato quella donna per la sua insistenza, perché lei continuava a insistere ed è stata ascoltata. Signore, tanto più noi che siamo i tuoi figli, Signore, ti chiediamo, Signore, guarigione, ti chiediamo benedizione, ti chiediamo salvezza. Signore, stendi la tua mano, Signore. Facci vedere che ancora il cielo è aperto, Signore, che le nostre preghiere non sono, Signore, a tempo sprecato, ma perché tu ascolti le nostre preghiere. Grazie, mio Signore Gesù. A te sia l'onore e la gloria, Signore. Grazie, Signore Gesù. Grazie, mio Signore. Alleluia. Bello questo tempo che passiamo davanti a te, Signore. A volte non è facile ancora lasciare tutti i pesi, lasciare tutto fuori dalla porta, Signore. Ma Signore, grazie per questo tempo che ci dai di passare nella tua presenza. Grazie, Signore, anche per mio suocero che è di nuovo qua con noi. Coloro che sono tornati in chiesa, Signore. Signore. Grazie, Signore Gesù. Non so, Giorgio, se vuoi innalzare la preghiera ancora questa mattina. Abbiamo tempo anche per una preghiera. Grazie, Signore Gesù. Giorgio, se vuoi pregare tu, poi facciamo con noi. Grazie, Signore. Grazie, Signore Gesù. Sei quello che ci protegge, Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Grazie, Signore. Alleluia. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Gloria al tuo nome, Signore Dio Padre Onnipotente. Ti lodo e ti glorifico ancora. Che oggi mi è dato un giorno di poter stare insieme a mio fratello e sorella, Signore. Questa è una grazia che voglio ammirare. Voglio conservare nel mio cuore, Signore. Anche se il mio cuore viene meno, Signore, il tuo amore, Signore, possa sopraggiungere alle nostre debolezze, alle nostre mancanze, Signore, alle nostre insufficienze. Tante volte, Signore, la superficialità ci prende e poi andiamo alla leggera. Questo prezioso, Signore Dio, questa preziosa grazia,
Signore, voglio tu avere con la tua grande misericordia, accompagnarci ancora questi giorni di difficoltà. Ogni tuo figliolo sia sostenuto per la forza dello Spirito Santo, amen, non per le nostre capacità che non ne abbiamo. Abbiamo tante volte insufficienza, ma lo Spirito Santo possa intervenire in ognuno di noi, qui presenti e quelli che ancora sono in casa, Signore Dio. Che la tua grazia si allarghi, Signore, nelle proprie famiglie, per quante ancora, Signore, come è stato detto, sono tornati indietro, Signore, per quanti ancora, Signore Dio Padre, oh Signore Dio, si sono allontanati dalla tua via, Maestro Dio, che ancora la tua misericordia possa ungerli, possa toccarli il loro cuore, Signore, perché abbiamo un'unica salvezza, all'incuore di Gesù non abbiamo nessuna salvezza e nessuno scampo, Signore Dio Padre, è per questo che ancora invochiamo il tuo nome su di noi e dentro di noi, Signore, che vogliamo essere come Davide pregava e diceva ancora creami un cuore puro, Signore. Quando c'è purezza in noi, Signore, c'è contatto con la purezza di Dio. Ma quando c'è limità, come facciamo ancora a stare, Signore, nella tua presenza? Signore, aiutaci ancora in questo giorno. Benedici la tua parola in questo giorno, Signore, e fa che tocchi ogni cuore, sia di noi che siamo presenti e ancora quelli che ci ascoltano, Signore. Questa è la tua parola, Signore, e la dobbiamo ancora tenere cara il nostro cuore, Signore, affinché lo Spirito Santo ci possa ungere, Signore, Dio d'amore. Sappiamo che sono tempi difficili, ancora ne verranno, ma Signore aiutaci a resistere, Signore, Dio Padre, perché questa è la nostra speranza, resistere a tutte le cose che possono avvenire, le circostanze. Io ti ringrazio per essere qui davanti ancora, Signore Dio, questa ancora è come una telecamera, ma voglio dirti, Signore, continua a operare il nostro cuore, continua a risvegliarci come abbiamo cantato, affinché la nostra mente, il nostro cuore sia svegliato dal tuo Spirito e ci possa fare vedere ciò che ancora in noi viene ancora a mancare, Signore. Fortificaci, oh Padre, tutto questo viene chiesto solo e per i meriti del tuo figliolo, che vive, che regna e che regnerà per sempre la tua destra. Alleluia. Benedetto sia Gesù, che ha dato la tua vita. Fortificati, Signore, e la gloria della tua costanza. Ti ringrazio in Cristo benedetto ed eterno. Amen. A te la gloria, Gesù. Oh,
Grazie Signore. Signore, ti ringraziamo perché ancora tu questa mattina sei qua, ti stai muovendo in mezzo di noi. Non perché noi meritiamo, ma per la tua grazia, per la tua fedeltà, ancora è che tu ti stai muovendo. Io ti ringrazio, Padre. Grazie ancora per questi momenti preziosi. Grazie per ogni mio fratello e ogni mia sorella, Signore. Grazie per la tua parola che hai messo in cuore al tuo servo. E grazie anche per quelli che ci stanno ascoltando da casa, Signore. Signore, parla ai loro cuori. Toccaci ognuno di noi, Signore. Tocca i nostri cuori. Abbiamo bisogno del tuo tocco. Io ho bisogno del tuo tocco. Ognuno di noi ha bisogno che tu metti in mano nei nostri cuori. Grazie, mio Signore. Io ti lodo e ti benedico. Amen e amen. Non so se Samuele vuole dire qualcosa. Che... No. Angela, non so se vuole dare una parola di testimonianza. Eh sì, Samuele, vieni qua, dai. Vieni con la mamma, dai. Aspetta che mi metto anch'io la mascherina. Facciamo le cose. Ma stiamo a fare qua seduto. Ma come vuoi? Se vieni qua si vede, altrimenti. Come preferisci? Grazie Signore Gesù. Ringraziare il Signore perché oggi sono qua nella casa del Signore. Voglio ringraziare tutti voi per le preghiere. Finalmente dopo tanto tempo siamo qui a ringraziare il Signore che Samuele, grazie a Dio, sta bene, nonostante tante difficoltà, però la vittoria è stata nostra nel nome di Gesù. E grazie a tutti per le preghiere. Voglio condividere con voi il Signore questa settimana mi ha dato della. Una parola che davvero sto tanto meditando e quindi voglio condividerla con voi e il Signore ha già confermato, non sono venuta per testimoniare, però ho detto Signore se devo testimoniare fa che mi chiamano, allora il Signore vuole che lo devo fare. Si trova in Zaccaria capitolo 3 che dice, qui parla della purificazione di Giosuè, il sommo sacerdote. Poi mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè che stava ritto davanti all'angelo dell'Eterno e Satana che stava alla sua destra per accusarlo. L'Eterno disse a Satana, ti sgridi l'Eterno, Satana, l'Eterno che ha scelto Gerusalemme ti sgridi. Non è forse costui un tizzone strappato dal fuoco? Or Giosuè era vestito di vesti sudice e stava ritto davanti all'angelo, il quale prese a dire a quelli che gli stavano davanti, toglieteli di dosso con le vesti sudice. Poi disse a lui, guarda, ho fatto scomparire da te la tua iniquità e ti farò indossare abiti magnifici. Io quindi dissi, mettono sul suo capo un turbante puro. Così essi gli misero in capo un turbante puro e gli fecero indossare delle vesti, mentre l'angelo dell'Eterno era là presente. E l'angelo dell'Eterno ammonì solennemente Giosuè, dicendo, così dice l'Eterno degli eserciti, se camminerai nelle mie vie e osserverai ciò che io ti ho comandato di osservare, anche tu governerai la mia casa e custodirai le cortili, e io ti darò libero accesso fra quelli che stanno qui. E questo è, io voglio ringraziare il Signore perché... dove dice quando Giosuè si trovò davanti al Signore, no? Che Satana era lì per accusarlo, però il Signore lo spiegò dicendo ti sgridi l'Eterno Satana, costui è un tizzone strappato dal fuoco. E io veramente questo, e poi anche voglio incoraggiare perché Dio ha incoraggiato prima me. Davvero quando, non siamo sempre super spirituali, però quando passiamo per, come ha detto fratello Giorgio, nella preghiera, a volte il nemico viene per accusarci e ci fa sentire che le nostre vesti, o le nostre, anche quando non ci accusa, le nostre vesti sono marce, sono sudice perché magari c'è del peccato, non siamo stati più nella presenza di Dio, però
la benignità e la bontà di Cristo e la sua misericordia, perché lui è buono. E poi volevo dire anche un'altra cosa, questo tizzone strappato dal fuoco. Fratelli, io voglio incoraggiare, perché il fuoco è, il Signore, ho visto in questo, mi ha fatto molto pensare quando accendere un camino, si mettono dei pezzetti di legno. Quando questi pezzetti di legno si accende prima con una piccola fiamma, pezzo per pezzo, pezzo di legno, altro pezzo di legno, questo fuoco, questa piccola fiamma diventa un grande fuoco. E questa è la preghiera che il Signore sta mettendo tanto in questo tempo, per la Chiesa, per me, per tutti quanti, affinché sto chiedendo al Signore, Signore, da una piccola fiamma divampa un grande fuoco nella Chiesa. Il Signore è salutato. Grazie, Signore. Vogliamo alzarci in piedi, facciamo la nostra offerta al Signore. Ah, voglio ricordare solo alla Chiesa che ci sono anche i calendari. Mia moglie alla fine del culto sarà là, che Patrizia forse l'ha richiesto anche, chi ne ha bisogno, sono in vendita a 1,50 euro come gli altri anni. Che siano anche questo, che possa essere di benedizione anche queste cose. Amen. Grazie Signore Gesù. Ti ringraziamo ancora per le nostre offerte, vogliamo prendere nelle nostre mani. Vogliamo, Signore, offrire con il nostro cuore, Signore. Mi viene in mente tutte le volte che Paolo ringraziava coloro che lo sostenevano, anche economicamente. Signore, sappiamo che non c'è nessuno che ci ringrazia, però, Signore, lo facciamo con il nostro cuore, offriamo per l'opera tua, Signore, sapendo che tu stesso non sei indifferente alle nostre preghiere e alle nostre elemosine, come abbiamo detto domenica scorsa. Ogni cosa che facciamo vogliamo farla con tutto il nostro cuore, essere qua a lodare, predicare, evangelizzare, e anche l'offerta vogliamo farlo per il nostro cuore. Amen. E il Signore ancora ci benedica. Amen. Alleluia. Santo sei il Signore. Alleluia.
Grazie, Signore Gesù. Pastore, tutto ok? Grazie, Signore Gesù. Il Signore sta toccando il nostro pastore questa mattina. A volte sembra che lo Spirito Santo si muove, non si muove, non si sente niente, ma lo Spirito Santo si muove. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore. Grazie, Signore, per come tu ti muovi. Non è per le nostre abilità, per le nostre capacità, ma tu sei qua questa mattina. Grazie, Signore. Santo sei, Signore. Gloria al Signore, Signore. Se vogliamo alzarci in piedi, grazie, Signore. Grazie, Signore. Oh, gloria al tuo nome, Signore. Tu sei il sovrano. Tu sei colui che dirige ogni cosa. Vogliamo lasciare il timone nelle tue mani. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Benedetta la tua presenza. Grazie, Spirito Santo. A te piace il mondo, a te così è piaciuto, a te è piaciuto così, non è per noi, ma a te è piaciuto così, come a te piaceva, come piaceva il nostro Signore Gesù, aveva i suoi posti, che gli piaceva andare, perché c'erano dei fratelli e delle sorelle che lo amavano e lo rispettavano, e ancora oggi è così, lo Spirito Santo dimora, dove ci sono fratelli e sorelle che amano la sua presenza, che amano la sua persona, non solo la potenza, i doni, ma che amano la sua persona. E noi amiamo il nostro caro Spirito Santo. Parliamo di Lui, non ci vergogniamo di parlare di Lui, non abbiamo timore di metterlo in mezzo. E Lui è onorato. Onoriamo il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Noi ti ringraziamo, Signore. Amen. Vieni pure, pastore. Gloria a Dio. Ci invito un attimo a aspettare. Grazie. Perché da stamattina che quando mi sono svegliato avevo questa preghiera nel mio cuore. Dicevo: Signore, accompagnami accompagnami tu quando nella predicazione. E poi noi sappiamo, abbiamo cantato i canti, poi Dio sa come toccare i cuori. Nel canto dell'offerta Dio ci parla, amen. Perché Lui è sovrano, amen. E così ho sentito ancora la sua dolce compagnia, la sua dolce amicizia, che mi ancora incoraggiava, dice: sarò lì con te quando tu porterai la mia parola. Amen, alleluia. Che glorioso, benedetto spirito che abbiamo nel nostro cuore. Così diceva un uomo di Dio, che adesso col Signore, un evangelista, Reinhard Bonnke, diceva: Dio ci ha dato due doni. Uno è il suo figlio Gesù per la salvezza e un altro è il suo spirito. Teniamolo caro al nostro cuore. Amen? Teniamolo caro. Io questa mattina desidero condividere con voi la parola di Dio. E qualche tempo fa, qualche giorno fa, mentre meditavo, leggevo qualcosa della storia di Giacobbe, del libro della Genesi, e poi mi sono fermato, andavo avanti, poi il Signore mi ha detto: aspetta, fermati. E mi sono fermato su dei versi, e quindi voglio leggere con voi questa mattina, li prenderemo questi versi dal libro del Deuteronomio, al capitolo 33, questa è la preghiera profetica per il popolo di Israele,
di Mosè verso il popolo di Israele, e al verso 24, scusate, al verso 24, che qui c'è una benedizione per una tribù del popolo di Israele. Deuteronomio capitolo 23, capitolo 33, al verso 24, questa benedizione profetica da parte di Mosè. Amen, l'avete trovato tutti. Dice così: poi disse di Asher: benedetto sia Asher tra i figli di Israele, sia il favorito dei suoi fratelli, e tuffi il suo piede nell'olio. Le sbarre delle sue porte siano di ferro e di bronzo, e duri quanto i tuoi giorni la tua forza. Amen. Amen. Gloria a Dio. In un modo particolare il verso 24 dice: benedetto sia Asher tra i figli di Israele, sia il favorito dei suoi fratelli, e tuffi il suo piede nell'olio. Quindi, come ho detto, che mi ero fermato, stavo leggendo qualcosa del libro della Genesi, sulla storia di Giacobbe. Questo, sono tanti insegnamenti di questo uomo che poi ha avuto tante difficoltà, tante avversità, ma poi Dio anche l'ha toccato, lo ha benedetto. E dice che Asher era l'ottavo figlio di Giacobbe e il secondo figlio avuto da Zilpa, che era la serva di Lea, la seconda moglie di Giacobbe. E il nome Asher significa felice. Il nome Asher significa felice. E nel verso che abbiamo letto qua c'è questa benedizione profetica di Mosè verso Asher, e dice qua che sarebbe stato benedetto più di tutti i fratelli dal favore del Signore. E poi dice che è immerga e tuffi il suo piede nell'olio. Quindi sono andato a vedere un po' qualche commentario anche per capire. Alcuni commentari dicono della tribù di Asher, che questa tribù che si era situata in una zona montuosa, in questo luogo montuoso, la zona del Carmelo, dove si coltivavano degli ulivi. Quindi dicono che gli abitanti potevano tuffare i piedi nell'olio. Questa ci parla comunque simbolicamente anche da parte di questa preghiera. Voleva dire che la tribù di Asher sarebbe stata goduta molto fertile, di prosperità, avrebbe goduto di benedizione. E poi parla anche del verso 25 che le sbarre di ferro, di bronzo, indicavano sicurezza e protezioni per questo popolo. E la forza di questa tribù di Asher sarebbe durata tutti i giorni della sua vita. Questa era la preghiera di Mosè verso questa tribù di Asher. Quando io ho letto questo verso di tuffare i piedi nell'olio, certamente penso che, come voi ci avete magari pensato, subito mi è venuta in mente una parola che troviamo nel Nuovo Testamento. Quando durante la predicazione e il ministero di Giovanni Battista, durante il suo ministero, lui battezzava le persone andavano a lui, lui battezzava le persone e in vista del ravvedimento, a un certo punto durante il ministero Giovanni Battista disse: io vi battezzo in acqua in vista del ravvedimento, ma viene dopo di me uno più forte, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Amen. Battezzare significa proprio immergere, tuffare. Quando noi battezziamo le persone che hanno ricevuto Cristo, proprio li prendiamo e li battezziamo per immersione nell'acqua. La parola battezzare significa proprio immergere, tuffare. Quindi qualcuno ha detto che fa un esempio, che come si prende una stoffa e la si immerge in un colorante, no? Che cosa succede alla stoffa? Che la stoffa prende la natura del colorante
e il colorante entra nella stoffa. La stoffa, quando viene immersa nel colorante, prende, viene immersa il colorante, prende la natura di quel colorante, e il colorante entra nella stoffa. Questo è simbolico. Questo è un bel esempio che cosa succede quando un credente viene immerso nello Spirito Santo. Cosa succede? Che la natura di Dio, la natura divina, viene a far parte della nostra vita. E lo Spirito Santo viene a dimorare in noi. Noi nello Spirito e lo Spirito Santo in noi. Amen. Quindi che gloriosa e potente realtà che la Bibbia ci parla. Quindi benedetto sia il Signore che ancora oggi Lui immerge, battezza le persone con lo Spirito Santo e col fuoco. Amen. E anche questo che mi ha attirato l'attenzione leggendo questo verso è che qua dice immerga, qua parla di un qualcosa, immerga i suoi piedi nell'olio, i piedi. Ogni cosa nella Bibbia ha un significato e ha un senso. Quindi i piedi nella parola di Dio significano qualcosa, i piedi. Non è che sono messi così le cose a caso, ma hanno un significato. Per esempio, nel profeta Isaia, nel capitolo 52, lo leggo io, dice qualcosa. Dice, quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie, che annuncia la pace, che è araldo di notizie liete e che annuncia la salvezza e dice a Sion, il tuo Dio regna. Amen. I piedi. Quindi parla qua di messaggeri che hanno un incarico. Quindi questo incarico hanno un messaggio, sono degli araldi, portano il messaggio da parte di un altro, che hanno ricevuto da parte di un altro. Noi abbiamo un messaggio che abbiamo ricevuto da Gesù. Questi messaggeri camminano, devono valcare i monti, difficoltà, devono affrontare delle situazioni difficili, però non possono tirarsi indietro perché hanno un messaggio e sono messaggeri di buone notizie. Qui Dio sta dicendo a noi, alla Chiesa, in questo tempo che sentiamo cattive notizie da tutte le parti, la Chiesa di Gesù Cristo ha una buona notizia. Quella che Dio ha mandato il suo figlio Gesù per redimere il peccatore e per riconciliarlo con sé. Lui ha pagato il prezzo con la sua vita. Mediante il suo sacrificio le persone trovano pace con Dio. Ditemi se questa non è una buona notizia. Amen. Questa è una buona notizia. Dai un forte applauso a Gesù Cristo. Questa sì che è una buona notizia. In mezzo a tante cattive notizie, Dio ha dato alla Chiesa un messaggio di speranza. Questa è la potente notizia che noi dobbiamo annunciare a questo mondo. I piedi, i nostri piedi, dobbiamo andare avanti e non tirarci indietro. L'Apostolo Paolo anche, nella lettera agli Efesini, parla dell'armatura del cristiano. E una di queste armature che indossavano questi uomini, questi romani, guerrieri, lui era in carcere, guardava questo romano e sapete, fa una descrizione dell'armatura che lui aveva, questo romano. A un certo punto Paolo si evidenzia un'armatura e dice qua, dice di mettere come calzare ai vostri piedi lo zelo del Vangelo della pace. Anche qua parla di mettere come calzatura ai vostri piedi lo zelo del Vangelo della pace. Questi calzari in questi uomini romani, guerrieri, erano particolari perché erano un po' più grossi, servivano a prendere presa, erano chiodati sotto, quindi nel combattimento, nella lotta, loro dovevano stare fermi, dovevano restare saldi. Quindi l'Apostolo Paolo usa questo esempio per dire a noi, credenti, che abbiamo fatto pace con Dio e che annunciamo il Vangelo della pace, dobbiamo stare fermi, dobbiamo stare saldi nel combattimento, dobbiamo stare ritti, perché il giorno malvagio viene, le avversità vengono,
Ma noi non possiamo tirarci indietro di annunciare questo messaggio, amen. E dobbiamo stare fermi. E la forza non ci viene da noi stessi. La forza non sta nelle nostre gambe. La forza non sta nelle nostre abilità. La forza sta perché noi abbiamo tuffato i nostri piedi nell'unzione potente dello Spirito Santo. Amen. La forza sta nella potenza di Dio, nei doni dello Spirito. La forza sta in quella gloriosa potenza che vive in noi. E molte volte dobbiamo, dobbiamo cercare ancora i doni che fluiscono dallo Spirito Santo in mezzo di noi, nella Chiesa. Quindi non sta nella nostra abilità, non sta nelle nostre forze, ma perché Dio ci dice tuffate i vostri piedi e prendete la forza da me. Fortificatevi nella forza e nella potenza del Signore. Quindi, certamente sappiamo questo, che, come Gesù ha detto, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Lo Spirito e la potenza sono una cosa sola, non sono divise. Ma la potenza dello Spirito Santo che vive nel nostro cuore non è soltanto che dobbiamo dire forse qualche parola, con tutto rispetto magari dare qualche volantino. Non è questo che, probabilmente, anche se Dio può usarsi di qualsiasi cosa, ma Dio ci dice di continuare ad avanzare, di andare avanti, perché non è soltanto fatta di parole, ma deve tutta la nostra vita deve testimoniare di chi è Gesù, di chi Lui è, col nostro parlare, col nostro agire, col nostro muoversi. È per questo che riconosciamo, e non lo diciamo soltanto così perché lo dobbiamo dire, o perché l'abbiamo imparato, o perché l'abbiamo studiato, e quando parliamo della realtà dello Spirito Santo, noi crediamo che veramente ne abbiamo bisogno e che Lui è pronto ad aiutarci e venirci in nostro soccorso. Amen. Non lo diciamo così. Spero che la Chiesa comprenda questo, ma credo che già l'avete capito già da tempo. Ora, andando avanti con questo messaggio, io ho trovato delle cose importanti di questi attributi di Asher, delle realtà che sono così attuali, sono così reali, nella Chiesa dei nostri tempi, reali, così vere. Sono delle realtà che molte volte le dobbiamo affrontare, che le abbiamo viste, le abbiamo passate, pur avendo questa gloriosa, potente benedizione della salvezza, della nuova nascita, della santificazione, del battesimo dello Spirito Santo, dei doni dello Spirito, che Dio vuole elargire alla sua Chiesa, a noi. Però, ahimè, cari, ci sono delle cose che io, magari potremmo trovare tante altre cose, ma mi sono fermato solo su due o tre cose che ci insegnano di questa tribù di Asher, che ci insegnano e che ci ammaestrano per non fare gli stessi errori. Del libro di Giosuè parla della spartizione del paese di Cana. Amen? Ci siete? Mi seguite? Sì. Ogni tribù veniva assegnata il suo territorio. E questo ne parla nel capitolo 19 di Giosuè, che anche la tribù di Asher gli fu assegnato un territorio. Questo territorio costeggiava la zona del mare, da Neftali, Zabulon, si estendeva, vedete, fino al Monte Carmelo. Era proprio quel luogo della fertilità, dove loro erano lì, di abbondanza. Ma c'è un ma. La tribù di Asher fu infedele. Perché? Dice in Giudici 1:32, lo leggo io, Asher si stabilirono in mezzo ai cananei che abitavano nel paese e non scacciarono via i loro nemici. Questa è una realtà. Oggi nella Chiesa, nei credenti, è una realtà triste nella Chiesa. Perché?
pur avendo questa benedizione che Dio ha dato e vuole dare, noi molte volte non siamo liberi. Ancora non siamo liberi dentro. Seppur diciamo, Signore, siamo liberi, in Gesù siamo liberi, molte volte ancora ci sono delle cose che ci legano. Non siamo ancora liberi. Non, però non pensiamo neanche che la cosa sia così grave. In altre parole, forse ci piace avere un po' il piede nella Chiesa, un po' nel mondo. Forse non pensiamo che certe cose non piacciono a Dio. O non pensiamo che il male, siccome Dio odia il male, noi possiamo tollerarlo. No, Dio odia il male. Se Dio odia il male, anche noi dobbiamo odiare il male. Amen? Non possiamo tollerarlo. Non possiamo avere un piede un po' nel mondo, un po' nelle cose del mondo, nei pensieri, nell'agire, nella moda, nelle cose che vediamo in televisione. Queste cose che non hanno niente a che fare con i credenti. E non pensiamo che sia così grave. Anzi, vi dico ancora, molte volte Gesù ci libera e molte volte noi ci leghiamo. Ci leghiamo da noi stessi perché andiamo a cacciarci in cose che Dio ci dice non andare lì, non fare questo, non guardare quello. Ci leghiamo da noi stessi. Molte volte veniamo legati da noi stessi, da tante cose. Ma se siamo così, non potremo mai essere dei potenti testimoni di Gesù Cristo. A quei tempi erano nemici, erano chi erano? Erano delle persone, erano dei popoli, cananei, che erano contrari alla volontà di Dio, erano persone, popoli, che non amavano Dio, non conoscevano Dio, erano popoli idolatri. Ora i nostri nemici di oggi sono spirituali. Sono delle forze, l'Apostolo Paolo dice, sono delle forze malvagie nei luoghi celesti. Oggi il nemico più grande non è il diavolo, perché Gesù l'ha vinto alla croce. Oggi il nemico più grande è il nostro io, è la nostra carne. Questo è un nemico che viene sempre per fermarci, per atterrarci. Questo è un nemico che noi molte volte sottovalutiamo. Ma se noi sottovalutiamo queste cose, non potremo mai essere dei testimoni potenti, fedeli. Nel libro dei Salmi, come abbiamo sentito dal fratello Mauro, Davide era un uomo che inseguiva i suoi nemici. Ma perché inseguiva i suoi nemici? Perché Davide conosceva Dio. Inseguiva i suoi nemici perché prima lui era stato un inseguitore di Dio. Davide inseguiva i suoi nemici perché lui conosceva Dio. Quindi Davide era un uomo che guardava Dio, era sorretto da Dio. Infatti, in una storia conosciutissima che molte volte abbiamo letto e riletto, sentito e predicato, quando Davide si trovò davanti lì a quel gigante, quell'incirconciso che nessuno voleva andare alla battaglia, lui si presentò alla battaglia, era un giovane ragazzo, un giovane pastore, e Saul, che aveva impaurito da questo gigante Golia, cosa gli diede a Davide? Disse Davide, tu non puoi andare perché non sai che è un ragazzo. E cosa gli fece Golia, Saul? Saul gli propose un qualcosa. Disse Davide, puoi andare, però forse è meglio che ti metti un'armatura, che ti metti lo scudo, l'elmo e fai di tutto per proteggerti. Davide si indossò l'armatura e quando incominciò a camminare disse no, io non posso andare con questo. Si tolse l'armatura, non perché Davide era un presuntuoso, perché Davide disse così come Dio mi ha liberato dall'orso e dalla zampa del leone, Dio mi aiuterà e mi libererà da questo filisteo. Amen. Perché Davide conosceva Dio.
Davide conosceva Dio. Cosa voglio dirti con questo? Che se tu affronti i tuoi nemici con le tue forze cadrai. Che se tu affronti le difficoltà con le tue abilità cadrai. Dice la Bibbia in Proverbi 10:24, ciò che fa ricco è la benedizione dell'Eterno. Il tuo agitarti, il tuo fare non ti porterà da nessuna parte. Ciò che fa ricco è la benedizione del Signore. Con i tuoi sforzi non andrai da nessuna parte. Guidaci, Signore, col tuo spirito in terra piana. Amen. Guidami, Signore, col tuo spirito in terra piana. Alleluia. Gloria al tuo nome, Gesù. Vuoi essere liberato da quei nemici che ancora ti legano? Affidati allo Spirito di Dio, a Lui. Lui ti guiderà e con Lui non perderai. Asher era lì, non aveva cacciato i nemici che erano in quel luogo e non poteva. E stava lì, un po' con loro, e un po' forse si ricordava della benedizione del Signore. Così sono tanti cristiani oggi. Un po' ci ricordiamo delle cose di Dio e un po' siamo alti e bassi. Non siamo mai liberi completamente. Un'altra parte che ho trovato importante di questa tribù di Asher, non sarò molto lungo, perché una seconda realtà che ho trovato sempre nel libro dei Giudici. La storia ci parla che il popolo di Israele, lui aveva sempre degli alti e bassi, no? Come molte volte noi cristiani. E il Signore suscitava dei giudici, dei leader ripieni di Spirito Santo perché guidassero il popolo. E una di questi giudici era una donna, Deborah, una profeta, una donna ripiena di Spirito Santo. Lei incoraggiò, troviamo nel libro dei Giudici, se poi andate a leggere voi a casa, incoraggiò tutte le tribù di Israele per radunarsi sotto gli ordini di Barak. Fece un appello e dice che alcune tribù risposero, altre no. Una di queste tribù era la tribù di Asher. E in Giudici 5:17 dice così, in questo canto di Deborah, Asher, la tribù di Asher, si è stabilito presso il lido del mare ed è rimasto o si è riposato ai suoi porti. Asher era indifferente, rilassato. Asher, questa tribù, era lì, davanti a un appello, davanti a un richiamo, Asher non gli interessava niente. Molte volte noi diciamo come credenti, Signore, ma io devo fare tante cose, ho i miei affari, o le mie cose, è giusto ed è vero. Mo, Signore, che facciano gli altri? Io sono tranquillo. Tutto va bene. Andate avanti voi. Noi pregheremo per voi. Ci sono? Sì, avete sentito, ci sono. Molte volte l'abbiamo detto anche noi. Io sono stanco, mi devo riposare. Prima vengono le mie cose, poi viene l'opera di Dio. Però, no, io mi devo fare tante altre cose. Però, se facciamo così, piano piano, andando avanti nel tempo, non ci accorgiamo, sapete, di una cosa molto grave, che molte volte noi non diamo agio. Che quando noi facciamo così,
piano piano il diavolo lavora, lavora, lavora e noi perdiamo ogni desiderio, ogni volontà e ci raffreddiamo spiritualmente. Questo è un grande pericolo nella Chiesa e questo grande pericolo che Dio mi ha suggerito in questo messaggio è questo, di abbattere ogni spirito di passività nella Chiesa. Passività. Che significa passivo, una persona passiva, che è priva di volontà, di desiderio. Questo è un atteggiamento pericoloso che ha a che fare con il subire di un'azione che è sotto l'azione di un altro. La passività non viene da Dio, la passività viene dal diavolo, che è dalla carne che sono alleate insieme, a passività. La persona passiva non ha desiderio, non ha iniziativa, è lì. Non è, certamente si tratterà poi questo negli studi col fratello Antonio, non è né freddo, non è né fervente, no? È lì, indifferente, questo è una un grande pericolo nella Chiesa. Credenti passivi, freddi, che subiscono sempre un'azione di un altro. Leggevo questa mattina nel libro del re, verso la fine, dice l'uomo di Dio, Eliseo, lui stava per morire. E lì il re Joas andò quasi per fargli le condoglianze. E gli andò e disse, oh padre mio, padre, padre dei carri e cavalieri, oh padre, andiamo a fargli delle condoglianze. Era dispiaciuto. Eliseo, che era un uomo di Dio unto dallo Spirito Santo, disse, aspetta un attimo. Sapete cosa ha detto Eliseo a quel re? Prendi arco e frecce e apri la porta. Eliseo poteva dire, oh grazie che sei venuto, sto per morire, ma Eliseo era un uomo unto da Dio, con una visione e sapeva la chiamata che lui aveva e quindi voleva dirgli a questo re, io non voglio nessuna condoglianza, però ti dico, apri la porta. E disse che prendi arco e frecce e disse Eliseo, incomincia a guardare verso la terra dei Siri e incomincia lì a percuotere il suolo. Questo re prese arco e frecce e dice la Bibbia che lui incominciò a percuotere il suolo e lo percorse 3 volte. Questo stava a indicare che Dio gli dava una vittoria verso i Siri. Ma lui, dopo che questo re Joas lo percosse 3 volte, Eliseo si arrabbiò. Era arrabbiato, disse, perché l'hai percosso solo 3 volte? Lo dovevi percotere 5-6 volte. Questo determinava per te una vittoria completa verso i Siri. Molte volte Dio si rattrista, molte Dio, permettetemi la parola, permettetemi, si arrabbia, si rattrista, perché vede nella Chiesa la passività. Mentre lui dice nella sua parola qualcos'altro, l'altra faccia della medaglia della passività, sapete che cos'è? È risvegliati, è svegliati. E la parola svegliarti ha a che fare con la preghiera e con la ricerca del volto di Dio. Amen. Quindi noi vogliamo rifiutare ogni spirito passivo. Io voglio chiederti, quando tu vieni in chiesa, quando tu entriamo nella casa di Dio, come veniamo? Veniamo passivi o dobbiamo venire come dei guerrieri? Come veniamo? Veniamo pieno di pensieri oppure veniamo qua per iniziare a lodare del Signore? Sappi una cosa, che la vittoria che Dio ti ha dato ieri, quella lì è finita. Devi avere ogni giorno davanti a te la forza, la capacità e la visione che ogni giorno tu devi essere un vincitore in Cristo Gesù. Amen. La vittoria di ieri è passata. Non puoi ricordarti della vittoria di ieri. Ogni giorno tu hai bisogno di lodare, di ringraziare, di gioire, di pregare, di cercare la faccia del Signore. Perché, fratelli? Perché molte volte siamo noi che determiniamo la benedizione. Il pastore predica,
Noi predichiamo la parola, ma poi sta a voi, dal posto, lì da casa, di quanto voi avete desiderio di ricevere. E se voi avete desiderio di ricevere, allora Dio continuerà la sua opera, perché dice la Bibbia che ci sono abbondanza di grazie, abbondanza e a sazietà nella casa del Signore. E quando il figlio il prodigo tornò, sapeva che Dio lo accoglieva a braccia aperte, il padre lo accoglieva alla braccia aperta. Quando veniamo nella casa di Dio, veniamo con un'aspettativa, veniamo per essere dei guerrieri, veniamo qua per lodare il Signore e veniamo con un'aspettativa, con fede, perché se non veniamo questo con un'aspettativa, lo Spirito Santo se ne sta in un cantuccio. Amen. Sì, dipende da noi. Quel re Ioas era un re passivo, ma Eliseo lo rimproverò, disse: non puoi fare così, che Dio abbia misericordia. Che Dio, se ci deve rimproverare, lo faccia pure, perché vogliamo essere dei guerrieri e rifiutare ogni spirito di passività nella nostra vita. Alzarci pronti ad andare avanti. Un'altra cosa che riflettevo, quasi sto andando verso la conclusione, è che il popolo di Asher, lui ha questa benedizione su questo popolo che è stata annunciata da Mosè, è andata avanti. Magari ci possiamo trovare altri versi. Sembra che leggere questi due versi che abbiamo letto, sembra che tutto era finito. Però non è stato così. Perché? Perché questa benedizione è continuata ad andare avanti. Perché la Bibbia ci parla nel secondo cronaca, capitolo 20, in un momento particolare della storia di Israele, dice: Dio suscitò un re, Ezechia. Questo re ordina la purificazione del Tempio, ristabilisce il culto al Signore. Questo è scritto nel capitolo 29 del secondo cronache. E dice nel capitolo 30, sempre del secondo cronache, dice che Ezechia celebra la Pasqua. E nel capitolo 30, dal verso 10 e 11, io voglio leggerlo con voi questo, secondo cronache, capitolo 30, qui c'è anche un incoraggiamento per noi. Dal 10 al verso 10 dice così, che Ezechia mandò dei messaggeri. Quei corrieri dunque passarono di città nella città di Eframi e di Manasse fino a Zabulon, ma la gente si faceva beffe di loro e li derideva. Ezechia mandò un messaggio, perché lui stava facendo delle cose come un risveglio in quel luogo, in quella nazione, in quel popolo, ristabilendo il culto, ristabilendo la Pasqua. Dice che mandò dei messaggi. Io spero che questa mattina questo messaggio tu possa prenderlo nel tuo cuore, tu non lo possa far scivolare dal tuo cuore, e che ti possa prendere beffe di questo messaggio, perché non ti prendi beffa di me, ma di Dio. Perché Dio parla attraverso la sua parola. Quindi lui mandò dei messaggeri e mandò un messaggio, e dice la Bibbia che lì la gente si fece beffa di quei messaggeri. Tuttavia, ascoltate, tuttavia alcuni uomini di Asher e di Manasse e di Zabulon si umiliavano e vennero a Gerusalemme. Lì non tutti, qualcuno, non tutti, qualcuno rientrò in sé. Quella tribù di Asher, che Dio aveva dato quella profetizzato quella benedizione, non tutti, qualcuno rientrò in sé. E lì furono risvegliati.
tornarono lì a celebrare la Pasqua. Io voglio azzardarmi a dire questo, fratelli, che probabilmente non tutti, Dio porterà avanti la sua opera con un residuo santo. Dio porterà avanti la sua Chiesa con un residuo santo. Cari, amen. Perché ho imparato questo nel tempo, e questo voglio anche dirvelo, che con il tempo si vedono le cose. Con il tempo si vedono le cose. Siete d'accordo? Con il tempo si vedono le cose. Quindi, non con tutti, ma con qualcuno solo, Dio si usò di quelle persone. Quelle persone che erano lì, erano della tribù di Asher. A un certo punto si umiliarono, tornarono al Signore, compresero quello che Dio gli aveva dato, tornarono a Dio, tornarono a celebrare la Pasqua, e credo che quelle persone lì furono dei testimoni fedeli di generazione in generazione. Sapete perché vi dico questo? Perché nel Nuovo Testamento, questo mi ha incoraggiato tanto, nel Nuovo Testamento quelle persone, quel residuo, quel gruppo di persone, non so quanti erano, ma che tornarono a Dio, perché Dio porta sempre avanti la sua opera con un residuo che Lui ha appartato. Uomini fedeli, uomini che lo servono, uomini che hanno tuffato il piede nell'olio e che non si tirano indietro. Quelle persone lì, credo che andando avanti, e non sappiamo tutta la storia, probabilmente non so dirvi tutta la storia, però so una cosa, che nel Nuovo Testamento, quando la Bibbia dice che quando Gesù entrò nel Tempio e Simeone prese in braccio il bambino e per ringraziare Dio perché lui aveva visto la salvezza in quel bambino, dice la Bibbia nel Nuovo Testamento che lì insieme a Simeone c'era una donna di nome Anna, profetessa, figlio di Fanuel, era della tribù di Asher. Era molto avanti negli anni, dopo essere venuta con suo marito 7 anni della sua verginità, vissuta con suo marito 7 anni della verginità, era rimasta vedova, aveva raggiunto gli 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, serviva Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quella stessa ora, anche lei lodava Dio e parlava del bambino a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quella donna ha portato avanti quello che Dio aveva dato alla sua tribù. Alleluia! La benedizione di Dio non si ferma. Continua. Io voglio chiederti, a me e a te, se tu vuoi essere quel residuo santo, se tu vuoi far parte di quel residuo che Dio ha appartato e vuole appartare per camminare, per servirlo, per portare il suo messaggio. Il Signore sempre si usa di un popolo fedele, probabilmente non di tutti, perché col tempo io ho visto, ho potuto constatare che con il tempo le cose si vedono. Purtroppo le persone si vedono. La fedeltà negli uomini e nei credenti si vede. Col tempo le cose si vedono. Ma a coloro che hanno immerso i loro piedi nell'olio, per coloro che sono stati battezzati nello Spirito Santo, perché quelli che mantengono stretto ciò che hanno ricevuto, che camminano nel servizio, consacrati nella sua opera, che cercano il suo volto, anche quando noi sbagliamo e cadiamo e ci umiliamo e torniamo al Signore e cercano la sua faccia, di quelli Dio si usa. Di quelli che Dio si usa. E allora lì, in quelli, lo Spirito di Dio verrà e li sosterrà e li porterà avanti
per essere testimoni fedeli nella sua opera. Amen. E io voglio ricordarvi ancora voi questa mattina, mentre ci alziamo in piedi, ancora questa mattina io voglio ricordare a voi, alla Chiesa e quanti siete a casa, questa promessa di Giovanni. Disse: io vi battezzo con acqua. I ministri prendono le anime e hanno il compito di battezzarle nell'acqua. Ma Giovanni Battista disse: ma colui che viene dopo di me, egli è più forte di me, è più grande di tutti. E io non son degno neanche di scioglierle, di portare i suoi sandali. Questo era un servizio che i discepoli facevano ai rabbini o ai servi. Quindi neanche quello, un gesto così umile, neanche quello io sono degno. Lui, Gesù, vi battezzerà nello Spirito Santo e nel fuoco. Alleluia! Gloria a Dio, diamo gloria a Dio. Diamo gloria, egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Egli vi prenderà, vi immergerà nello Spirito. La natura dello Spirito in voi, voi nello Spirito. Per cosa? Per quale motivo? Per camminare, per andare avanti, per essere testimoni fedeli nella sua opera. Non per essere rilassati. Un giorno nel cielo avremo ci riposeremo da tutte le nostre fatiche, ma ora dobbiamo andare avanti. Abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo. Abbiamo da combattere i nostri nemici, abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo. Amen, cari, per camminare. La benedizione di Dio questa mattina ancora scende in mezzo di noi. Vogliamo pregare ancora. Alleluia, grazie Signore. Grazie Signore, conferma questa parola nel nostro cuore, Padre, e fa che ancora quelli che ascoltano da casa riflettano e prendano questa parola e la ricevono nel loro cuore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Gloria al tuo nome, Signore. Alleluia. Grazie, Signore.